È arrivata in Italia la variante New York del coronavirus, i primi due casi riscontrati nella provincia di Pesaro Urbino, scattate le misure di contenimento da parte dell'ASUR. Il lockdown ha cambiato le nostre menti, su Fano TV parla Giorgia Cona, ricercatrice dell'Università degli Studi di Padova, che ha condotto la ricerca sulla psicopandemia. Canneto in fiamme al Cesano di Senigallia, vigili del fuoco al lavoro per ore, strada chiusa al traffico, si indaga per incendio doloso. 48 posti letto e spazi per attività collettive, ecco come sarà il nuovo convitto del Cecchia Pesaro, stamattina sopralluogo dell'assessore Baldelli dalla Regione, 3,7 milioni di euro per l'ampliamento dell'Istituto Superiore. Nala cerca aiuto, lanciata una raccolta fondi per aiutare la cagnolina evacuata con i padroni dalla casa di Villa Fastigi, ancora inagibile dopo l'incendio divampato un mese fa. Storie del cuore, concorsi fotografici, il Comitato Provinciale delle Pro Loco lancia 4 iniziative per promuovere le bellezze e le tipicità dei territori di Pesaro Urbino. Un cordiale saluto dalla redazione Occhio alla Notizia, bentornati sul canale 17 di Fano TV. In Italia è spuntata una nuova variante del Covid-19, i primi casi sono emersi dai tamponi di due persone residenti proprio nella provincia di Pesaro Urbino, sentite. È stata individuata dal laboratorio di virologia dell'ospedale di Torrette la nuova variante del coronavirus. Dopo quella inglese, sudafricana e brasiliana isolate nei mesi scorsi, è comparsa quella newyorkese. E gli esperti hanno riscontrato ieri proprio nella provincia di Pesaro Urbino ben due casi, ma non collegati tra loro. Inoltre, da come ci hanno riferito questa mattina al termine di una riunione, si tratterebbe del primo caso in Italia. Identificata con la sigla B1526, la variante New York, finora non descritta nel nostro paese, è stata scoperta per la prima volta in alcuni campioni raccolti nella Grande Mela nel mese di novembre. Poi, nei giorni scorsi, è arrivata anche in Gran Bretagna. Sarebbe stata individuata grazie ai test a cui sono state sottoposte 3 persone arrivate dagli Stati Uniti. Probabilmente nelle prossime ore i virologi del Servizio Sanitario Regionale forniranno maggiori dettagli sulla nuova forma del Covid-19, ma al momento non ci sono evidenze scientifiche sull'eventuale capacità di questa variante di indebolire l'efficacia dei vaccini, aiutando il virus a schivare la reazione del sistema immunitario. Oggi il direttore del laboratorio di virologia, Stefano Menzo, ha spiegato che la variante è stata identificata tramite sequenziamento nucleotidico della proteina Spike e confrontata con i database internazionali. Ed ora la sorveglianza epidemiologica molecolare è effettuata a campione sui tamponi positivi provenienti da tutte le Marche. E l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini nel pomeriggio ha fatto sapere che sono subito scattate tutte le procedure per contrastare la diffusione della variante newyorkese. L'ASUR, ha dichiarato l'assessore, ha adottato le misure di contenimento dei potenziali focolai e stiamo continuamente monitorando la situazione. Seguiremo con la massima attenzione l'evolversi di questa nuova variante. E adesso l'aggiornamento del Covid nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 15 persone con coronavirus. 3 anziani erano residenti nella nostra provincia, rispettivamente a Vallefoglia, Pesaro e Terre Roveresche. Nell'ultima giornata sono stati rilevati più di 600 positivi, di cui circa un terzo nella provincia di Ancona. I ricoveri invece sono in aumento rispetto a ieri. Negli ospedali ci sono 14 pazienti in più. I degenti in terapia intensiva salgono a 156, mentre quelli in semi-intensiva scendono a 209. E secondo uno studio condotto dall'Università degli Studi di Padova, il lockdown ha provocato una psicopandemia, cioè disturbi cognitivi e disagi psicologici. Questa mattina ne abbiamo parlato con la coordinatrice della ricerca del Dipartimento di Psicologia Generale, Giorgia Cona. La paura di un contatto, i rapporti a distanza, la perdita di amici e familiari, il lavoro che manca o quello da casa e poi mascherine e già la volontà. La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto devastante sull'economia e sul sistema sanitario, ma ha provocato ripercussioni anche sulle condizioni fisiche e psicologiche delle persone. E il primo lockdown, in particolare, ha cambiato le nostre menti influenzando le nostre abilità cognitive. A dimostrarlo è un lavoro condotto dall'Università di Padova in collaborazione con l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Santa Lucia di Roma. Ce ne parla oggi la ricercatrice in neuroscienze cognitive Giorgia Cona. Abbiamo trovato un effetto peggiorativo soprattutto a livello di attenzione, concentrazione, orientamento temporale. Quindi quello che percepivo anch'io, che
Che ora è? Adesso, oggi che giorno è? Sabato e domenica? Un disorientamento un po' generale, era effettivamente un fenomeno molto, molto comune in tutta la popolazione. Allo studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS ONE hanno partecipato centinaia di persone che hanno risposto ai questionari online diffusi sulle pagine social del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e dalle risposte è emerso che durante il periodo di restrizioni di isolamento sono aumentati la severità e i disturbi del sonno. Il 36% ha riportato sintomi ansiosi, mentre il 32% sintomi depressivi. Più risvegli notturni, difficoltà ad addormentarsi, un precoce risveglio mattutino. Tendevano a mangiare di più, quindi un po' riempivano questo vuoto o sfogavano possibile ansia e paura attraverso il cibo. C'era un'alterazione anche a livello di sfera sessuale. D'altra parte, avete riscontrato però un miglioramento della memoria. Una delle nostre ipotesi è che avendo meno cose da fare, meno impegni, uno stile di vita meno stressante, perché rispetto a prima non avevamo praticamente nulla da fare, non avevamo scadenze, potevamo maggiormente prenderci il nostro tempo per ricordare, per immagazzinare le informazioni, quindi per vivere la nostra vita interiore, diciamo. Dalla ricerca è emerso anche che alcune fasce della popolazione sono più vulnerabili, come i giovani che rispetto agli anziani hanno risentito maggiormente del lockdown, e le donne. Su di loro vi è stato un doppio, anche triplo carico, sia quello lavorativo ma anche quello della famiglia. La didattica a distanza, ad esempio, ha comportato un impegno gravoso per i genitori. Ora il prossimo step, ci ha svelato la ricercatrice, sarà quello di capire se e come la pandemia possa influenzare le scelte di tipo economico. Come ci comporteremo? Come destreggeremo le nostre finanze, come faremo le scelte dal punto di vista economico? Noi ci aspettiamo di trovare delle differenze rispetto al prima. Il grado di incertezza è elevatissimo e questo si immagino, si rifletterà anche su come ci comporteremo dal punto di vista economico. E stanchi dei troppi disagi che si creano per le difficoltà organizzative di ASUR e Regione Marche. A dirlo è il sindaco Matteo Ricci, che oggi è intervenuto sulle vaccinazioni a Pesaro dopo i rallentamenti al centro sociale Monaldi. Anche ieri sono stati diversi i disagi segnalati per mancanza di dosi o per disfunzioni organizzative. Tra l'altro, ha spiegato Ricci, le persone se la prendono con il comune e ovviamente con il sindaco che non c'entra nulla. Da settimane, insieme agli altri amministratori dell'Unione dei Comuni, denunciamo il fatto che un unico punto non è sufficiente. Cari ASUR e Regione, ha scritto il primo cittadino, diamoci una mossa e ascoltate ciò che vi dicono i sindaci. Da parte nostra ci sarà sempre la massima collaborazione, ma non possiamo prenderci noi le colpe per le ripetute disfunzioni altrui. E la Regione Marche è pronta a completare entro il mese di aprile la prima fase delle vaccinazioni per gli over 80 e a implementare la fase successiva, che entro la fine dell'estate dovrebbe portare alla vaccinazione della maggior parte della popolazione. Tutto sarà documentato nella nuova sezione dedicata ai vaccini sul sito della Regione Marche. Ieri ha scritto il presidente Francesco Acquaroli, abbiamo approvato in giunta il piano operativo con cui si recepiscono le linee guida del Ministero sulle categorie di popolazione che hanno priorità nella vaccinazione. In queste settimane, compatibilmente con la consegna delle dosi, si intensificherà la campagna vaccinale per le categorie più vulnerabili. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito, dove si potrà trovare l'aggiornamento quotidiano sui dati della somministrazione, ma anche le modalità di prenotazione e le informazioni utili. Nel frattempo è stato potenziato il numero verde regionale Covid, che è all'800 936 677, ed è stato attivato un servizio di call center per informare tempestivamente i cittadini. Andiamo avanti con la cronaca. Un incendio di vaste dimensioni divampato oggi pomeriggio intorno alle 16:30 a località Cesano, a Senigallia. Le fiamme hanno interessato un canneto e gran parte della vegetazione in diversi punti della zona, come all'altezza del centro commerciale Il Maestrale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e i carabinieri che non escludono l'origine dolosa del rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e la strada di accesso all'area è stata transennata e chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e le indagini del caso, ovviamente, da parte delle forze dell'ordine.
Cambiamo argomento. Questa mattina l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha fatto un sopralluogo all'Istituto Superiore Cecchi di Pesaro, dove grazie a un finanziamento della regione verrà realizzato un nuovo convinto con 48 posti letto, tutti particolari nel servizio di Angelica Panzeri. Oggi qui all'Agrario Cecchi la visita dell'assessore regionale Baldelli, questo è esattamente il punto dove sorgerà il nuovo convitto. Un tour nella storica Villa Caprile, dove ha sede l'Istituto Agrario Cecchi, che presto avrà un nuovo convitto per gli studenti. Questa mattina l'assessore regionale Francesco Baldelli ha fatto visita alla scuola e incontrato la preside Donatella Giuliani per discutere del nuovo intervento da oltre 3,7 milioni di euro. Una priorità già indicata dalla dirigenza scolastica e dalla provincia, che ha messo mano al progetto di riqualificazione della scuola e che la regione ha accolto facendolo rientrare al primo posto all'interno dei 21 milioni complessivi assegnati per gli interventi su 10 scuole delle Marche nell'ambito del piano 2020 relativamente al programma triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020. Il progetto della provincia prevede oltre 48 posti letto spalmati su una futura struttura di 2000 metri quadrati con 16 camere su due piani, servizi igienici e spazi per le attività collettive. Oltre a questo anche una nuova palestra ed altre aule. Il progetto è stato articolato in tre stralci e si partirà appunto con la costruzione del convitto. Un convitto, perché è importante il convitto in questa scuola? Perché questo è un istituto scolastico che ha aumentato fortemente le adesioni degli studenti, non solo della provincia di Pesaro Urbino, ma anche delle regioni limitrofe. Oltre 200 studenti che arrivano dalla vicina Romagna, studenti che arrivano dall'entroterra, che hanno bisogno di servizi per poter creare il proprio futuro, ma per poter dare alla scuola strumenti per diventare ancora più attrattiva. I tempi verranno dettati da un decreto del Ministero per la realizzazione dell'opera, per l'erogazione dei fondi, ma noi vogliamo guardare avanti. Abbiamo già chiesto al Ministero e al Governo fondi per la Regione Marche pari a 200 milioni di euro, magari da attingere al Recovery Fund, per mettere in piedi subito altri 100 cantieri in questa nostra regione. Dobbiamo investire nel futuro dei nostri ragazzi, quindi nella sicurezza e nella qualità degli edifici che noi mettiamo a disposizione dei nostri dirigenti scolastici, degli operatori, degli insegnanti nelle nostre scuole, ma garantire alle famiglie che i nostri edifici hanno un elevato standard di sicurezza. Non vi sarà sfuggito che proprio in queste ore verrà pubblicato un decreto sulla ventilazione meccanica controllata nelle aule. Il progetto iniziale era di spostare il convitto e ricavarci delle aule, quindi evitare che la scuola vada incontro a un dispendio di risorse e di energie con l'asilo Benvenuti e le stesse aule ricavarle dove era l'ex convitto. E sarebbe veramente un'opportunità grande, perché avere tutti gli studenti all'interno di questo sito crea migliori condizioni per una didattica di eccellenza e un'efficacia dal punto di vista dei servizi scolastici. E nel prossimo servizio vi raccontiamo la storia di Nala, una cagnolina che dopo un incendio divampato nella casa dei suoi padroni ora ha bisogno di aiuto. La sua dog sitter ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la famiglia evacuata a prendersi cura di lei. Lei è Nala, un Alaska Malamut di un anno all'incirca, che purtroppo lo scorso febbraio, verso metà febbraio, ha avuto un incendio a casa sua e ha perso tutto. C'era anche Nala all'interno della casa, evacuata il 15 febbraio scorso a Villa Betti, nel comune di Pesaro. L'appartamento, dopo l'incendio che aveva divorato il tetto in legno, è ancora inagibile. Lei ne era uscita illesa insieme ai suoi padroni, una famiglia di 5 persone, composta da mamma e papà con 2 figli e la nonna. Il fatto era accaduto intorno alle 11:30, quando il fuoco era divampato dalla canna fumaria, poi aveva attecchito sull'abitazione, bruciando sia la copertura che i rivestimenti. Nessuno era rimasto intossicato, ma i danni provocati alla casa sono ingenti, compresi quelli ai solai sottostanti.
Tre giorni dopo, la famiglia aveva deciso di affidare Nala alla dog sitter Saradis, che oggi ha deciso di lanciare un appello per la sua nuova amica a quattro zampe, rimasta senza cuccia e senza giochi. Casa mia non le manca niente, a tutto. Ha i giochi, può giocare insieme agli altri. Però l'idea era di che quando tornasse a casa di non pesare sui suoi genitori umani. È successo un incendio molto importante, di che ha bruciato tutto il tetto. Fortunatamente sono riusciti a uscire tutti, Nala non era sola e quindi l'hanno subito portata in salvo. Però ci vorrà parecchio tempo prima che si ricostruisce la casa. Lei sarà ospite a casa mia, perché mi hanno contattato un'associazione qualche giorno dopo chiedendo disperato aiuto per Nala, perché la vedete molto molto tranquilla, ma è molto birichina questo cagnolino, come giustamente è la sua razza, e in più è anche una cucciolona. No, non è vero, scusa, hai ragione. Lei giustamente si lamenta. La raccolta fondi verrà effettuata tramite social e sul profilo di Saradis verranno pubblicati tutti i dettagli, compreso il conto corrente aperto per l'occasione. In più c'è una piccola sorpresa in questo bel panciotto, ci sono dei cuccioli molto probabilmente. Adesso a breve avremo l'ecografia, mi sono ovviamente offerta di occuparmene io per quanto riguarda anche l'adozione, che è un po' di anni che mi occupo di cani che hanno problemi o comunque cucciolate sparse nell'Italia con staffette eccetera che hanno bisogno di adozione. I cuccioli verranno ovviamente regalati a persone che sono in grado di gestire questi cagnoni, che sono un pochino impegnativi e hanno bisogno di molto tempo per farli stare così tranquilli. E niente, in più nel mio centro, che è Doga Tolettatura, che è in via della Giustizia a Fano, c'è anche la raccolta per il canile del Ragano, che non avendo fondi si autogestisce, e quindi c'è una raccolta di coperte o anche cibo, chi vuole portare, ovviamente chi può, e lì è un self-service, quindi troverete sempre aperto e chi vuole può andare a portare e lasciare delle cosine da regalare ai meno fortunati. L'UMPLI, Comitato delle Proloco di Pesaro Urbino, ha lanciato quattro iniziative per promuovere le bellezze e le tipicità enogastronomiche dei territori della provincia. Filippo Pucci. Promuovere il territorio attraverso i punti di forza come le bellezze architettoniche, artistiche e naturalistiche, le tradizioni, l'artigianato ed infine le eccellenze enogastronomiche. A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria che ha bloccato il flusso turistico alle manifestazioni organizzate dalle Proloco, il Comitato dell'UMPLI di Pesaro Urbino ha presentato un progetto che ha come obiettivo di mettere in primo piano tutte quelle caratteristiche che rendono unica la nostra provincia. Siamo di fronte a un momento delicato, ma dobbiamo essere pronti a ripartire, programmare gli eventi per ripartire, perché pensiamo che ci sarà sicuramente una ripartenza, e la ripartenza la vedremo sicuramente dal turismo. Vorrei ricordare che le nostre Proloco sono tante, sono numerose, sono 68 con migliaia di centinaia di volontari che si impegnano per il territorio. Abbiamo questi grandi quattro progetti di promozione del territorio che vanno a risvegliare la promozione del territorio, vanno a risvegliare anche la socialità dei nostri borghi, perché ogni Proloco dovrà rappresentare, parlare del proprio borgo. Il video sarà messo su tutti i nostri canali social e sarà un momento per far scoprire il nostro territorio non solo alle persone della nostra provincia, ma della regione Marche e anche di tutta Italia, perché questo progetto, lo vorrei ricordare, nasce proprio dal Natale che non ti aspetti della provincia di Pesaro Urbino. Le altre tre iniziative invece hanno l'intento di coinvolgere le attività e le persone comuni, come la sezione bottega, che vede la presenza di contenuti dedicati alle eccellenze del territorio attraverso un elenco per ogni esercizio. Chi vuole segnalare la propria attività può farlo attraverso una mail all'interno del sito. Segue poi Scatta la foto del mese, il contest fotografico su un tema dato dagli organizzatori. Ognuno dovrà seguire una specifica richiesta e lo scatto, che avrà il maggior numero di mi piace, diventerà l'immagine del profilo dell'UMPLI di Pesaro Urbino. Infine l'iniziativa Fatti un selfie. Qui invece verrà chiesto a tutti i partecipanti di scattarsi una foto accanto ad un edificio o ad un luogo identificativo della propria città, oppure vicino ad un monumento.
Per partecipare a questo progetto bisogna scrivere una mail alla Proloco, info@prolocopesarourbino.it, oppure andare sul nostro sito Proloco Pesaro Urbino, dove avrete tutte le informazioni, e nel sito ci saranno tutti i nostri numeri di telefono. E tra l'altro ricordo anche a tutti che abbiamo, lo scoprirete nel sito, abbiamo un numero di telefono turistico, diciamo noi in H24, dove, compresi sabato e le domeniche, dove un volontario risponde al telefono dando informazioni. E questa sera chiudiamo il nostro telegiornale facendo gli auguri a Lucia Paoletti di Terre Roveresche, che oggi ha raggiunto un altro importante traguardo: si è laureata in scienze giuridiche per la consulenza del lavoro. Congratulazioni davvero. Subito dopo di noi invece le previsioni del tempo e poi una nuova puntata di Oltre la Bici. Domani mattina alle 7 torneremo in diretta per Occhio ai Giornali con la lettura degli articoli e il commento del direttore Marco Ferri. Buona serata, arrivederci.